Ciao figli! Cari adepti e adepte, bentornati di nuovo in questo nuovo video. Nel video di oggi volevo fare un Q&A interamente dedicato alla LOA, quindi alla legge dell'attrazione. Mi sono ricordata che ancora durante la prima quarantena, perché noi lombardi siamo sfigati, ci siamo beccati pure la seconda. Vi avevo messo una box dove voi mi avete appunto fatto delle domande. Dato che oggi secondo me ho un make-up da Boom Boom Beach, ero assolutamente in vena di girare un video che ringrazio Nicola, un mio fan che mi ha aiutato a farlo. Ho detto no, sì, fermati, cioè vai, accendi la telecamera e gira qualsiasi cosa. E me ne avete fatto una valanga, quindi spero tanto che questo video non venga lungo. Partiamo con il video, qua c'ho le domande. Ehi, Ameya, partiamo con questa che secondo me è la base di tutto. Qualcuno mi chiede, è cioè mi chiese, è perché sono passati mesi, è possibile che la legge funzioni all'incontrario? Assolutamente sì, perché la legge dell'attrazione vuole anche dire che se tu pensi a qualcosa di negativo, attrarrai di conseguenza scenari negativi nella tua vita. Si può essere cristiani seppur applicando la LOA? Assolutamente sì. Uno può essere sia ateo che credente o non credente. La legge dell'attrazione è una legge universale, quindi non c'entra nulla assolutamente religione. Come mi devo comportare nei confronti dell'universo? Una parola ti dico: aperta. Più tu sei aperta, meno resisti all'universo, più abundance attrarrai nella tua vita. Allora, questa è una domanda interessante. Come faccio a lasciare andare ciò che vorrei se devo visualizzarlo tutti i giorni? Non sta scritto in realtà da nessuna parte che tu debba visualizzare una cosa tutti i giorni. Il trucco semplicemente sta che ti imponi un obiettivo, quindi lo visualizzi nella tua testa. Dopodiché tu la lasci andare perché ti apri all'universo, ti poni in maniera ricettiva, ti fidi perché sai che accadrà, lo senti nelle tue ossa, che se anche in questo mondo che è tangibile ancora nulla si è manifestato, tu sai che nell'universo quantico le energie hanno iniziato a funzionare a tuo favore. Quindi non bisogna opporre resistenza ed è così che si attrarranno le cose. Come essere più chiari in ciò che voglio chiedere all'universo? Io credo che quando tu visualizzi, devi visualizzare più dettagli possibili e soprattutto concentrarti sull'emozione, sui sentimenti che si prova mentre ci si fa un film nella testa. Come togliere la resistenza? La resistenza si toglie credendo di più in se stessi, credendo di più nelle nostre capacità, credendo che ciò che noi vogliamo manifestare noi ce lo meritiamo, ovviamente se anche lavoriamo al nostro obiettivo, perché attraction vuol dire attrarre action attraverso delle azioni. E dobbiamo semplicemente essere fiduciosi sia nei nostri confronti che nei confronti dell'universo, che prima o poi questa cosa si manifesterà. Non è vostro compito sapere quando e come, vostro compito semplicemente è essere fiduciosi e crederci fino alla fine. Consigli pratici su come imparare ad usarla. Allora, ho fatto un video dove spiego ogni minimo passaggio, ogni singolo dettaglio, ti lascio il link qua sopra oppure nei commenti qua sotto. Questa pure secondo me è una domanda interessante. Come si possono controllare o diminuire i pensieri negativi? Allora, bisogna mettersi in testa, accettare il fatto che una mente perfetta, una vita perfetta, piena di positività, piena di happiness all the way, 24 ore su 24, non esiste. Credo che questo stato d'animo, questa consapevolezza la possano avere solamente tipo i monaci. Devi semplicemente accettare che va bene avere pensieri negativi. E una cosa importante che credo di non aver mai detto è che mentre sei nel processo di manifestare e hai gli eventi spiacevoli, cioè delle giornate di merda, cioè questo non ti deve fare da paletto dove pensi, oh mio Dio, ho avuto 3 giorni in cui sono super negativa, io non ci credo che questa cosa non si materializzerà. Questo non è un fattore per cui la tua manifestazione non si avveri. Quindi, per farla breve, ricorda che it's okay not to be okay, quindi è ok non avere sempre pensieri positivi perché siamo umani. Sii aperta che prima o poi la tua manifestazione si realizzerà. È possibile conciliare la positività con il realismo? Essere positivi fa parte
parte del realismo. Le persone credono di più nelle cose più brutte in maniera realistica che nell'idea di qualcosa di positivo. Sembra assurdo, ma per noi autosabotarsi è più facile che credere in qualcosa di positivo. E quando io ho capito quello che intendi dire, perché tu secondo me stai attribuendo l'essere realistici a qualcosa di negativo, della serie voglio fare l'astronauta. Ma va, guardiamo in faccia la realtà, siamo realistici, non ce la farò mai. Quindi per questo sto facendo questo discorso. Secondo me dobbiamo essere bravi nell'avere l'abilità nel credere che noi siamo degni di qualcosa. Non capisco mai se funziona il pensiero ossessivo su quello che si vuole. No, non deve essere mai un pensiero ossessivo. L'ossessività è uguale alla negatività, ovvero uguale anche a opporre resistenza, e quindi di conseguenza farai molta più fatica a manifestare ciò che tu vuoi. Se ci credo davvero in una cosa ed essa continua a non realizzarsi, dove sbaglio? Questo tra l'altro è un video che vorrò fare separato. Rispondo in breve: all'universo, a Dio, piace testarci se siamo degni di qualcosa. Per esempio, stai utilizzando la LOA, però sta passando un po' di tempo e ti rendi conto che non si sta materializzando, manifestando nulla. Quindi a questo punto tu inizi a smettere di credere nella LOA, inizi a opporre quindi resistenza. Devi ricordarti che lo sbaglio, l'errore fanno parte della realtà, di conseguenza fanno parte della realtà anche la delusione, il dolore, fanno tutti parte dell'essenza che è Dio. Quindi per farla breve, è la perseveranza che tu vuoi sempre seguire. Il tuo tempo è diverso dal tempo cosmico. Tu non smetti di credere in qualcosa solo perché pensi di averlo provato e ancora non si è manifestato, perché la LOA non funziona così e, come ho detto prima, non sta a te pensare nel quando e come questa cosa si materializzerà. Lascia andare ed essere aperta, proprio scordarti di quello che tu hai richiesto all'universo. Si possono attrarre persone? Sì. Già presente nella tua vita? Sì, ma bisogna vedere la legge dell'attrazione come non una magia nera, che quando vogliamo attrarre una persona noi dobbiamo sempre partire, come dico sempre, da una fonte d'amore. L'amore è il motore di vita. Se per esempio tu dici: io voglio attrarre nella mia vita un ottimo amico, un fidanzato, quindi sono persone che tu non conosci, lì ti dico sì, se tu sei allineata con una certa frequenza incontrerai, come si dice in inglese, in divine timing, la persona che emette la tua stessa frequenza energetica. Light attracts light. Now, quando si tratta invece di attrarre una persona specifica, lì è libero arbitrio. Libero arbitrio da parte delle energie dell'universo, c'è un po' il destino. È molto più difficile perché stai lavorando non solo tu, ma stai facendo lavorare anche l'altra persona. Quindi due energie messe insieme è un po' più complicato. Puoi per esempio visualizzare: devo uscire con un ragazzo con cui mi sto appena frequentando e voglio che questa giornata sia indimenticabile. Funziona sempre perché l'ho provato sulla mia pelle. Modi pratici per far sì che funzioni. Allora, pratici non mi piace questa parola, si tratta semplicemente di essere nel giusto mindset. Metodi per pensare positivo: non c'è un metodo, la positività viene da dentro, quindi è tutto un lavoro introspettivo su te stessa che è veramente molto molto lungo. Funziona anche per cose negative, cioè se penso intensamente a cose brutte rischiano di accadere anche se non voglio? Assolutamente sì, perché come ho detto all'inizio del video, legge dell'attrazione non vuol dire semplicemente attrarre cose positive, ma anche cose negative. Quindi attrazione, alla fine, se ci pensate, non la si può associare solamente a felicità. Attrazione vuol dire che tu attrai ciò che sei, cioè lo stato d'animo che tu emani in questo momento. È giusto farsi guidare da una guru o è meglio trovare la propria strada individualmente? Io credo che ognuno è libero di fare ciò che vuole. Mi sono informata da sola guardando un sacco di video su YouTube, online, ho letto un sacco di libri. E poi ho incontrato la mia guru, mi sono fatta guidare da lei per un paio di mesi e poi io, di mia spontanea volontà, ho deciso di interrompere questo percorso perché non volevo dipendere da lei, perché nella vita bisogna anche procedere da soli per il proprio cammino. Quando si è pronti bisogna uscire dalla comfort zone e basta. Si sta caricando la macchina fotografica. Io spero tanto che questo video, questo Q&A vi sia stato d'aiuto. Se avete qualche domanda da farmi, mi raccomando, fatemi le domande qua sotto, sono più che contenta nel rispondervi. Ci vediamo prestissimo. Positive vibes.
Positive Times, arrivederci!